Amici e amiche di Player Inside, oggi puntata di Insider per discutere di un argomento che in realtà salta fuori ogni 3x2. Prima di tutto, signori, ma con molta pace, ripetiamo tutti insieme: non tutti i giochi sono per tutti e va bene così, va benissimo così, in un panorama videoludico che prevede una pletora di prodotti rivolti a diversi utenti e che quindi c'è qualcosa per tutti. Ma non tutti i giochi sono per tutti. Ce ne sono tanti per ognuno di noi, ma non tutti sono per tutti, insomma, avete capito. E questa cosa potrebbe stare sulle palle a tanti, però in realtà ci deve andare bene. Dobbiamo rassegnarci, se vogliamo, perché è semplicemente così. Solitamente l'espressione non è un gioco per tutti viene usata per indicare un titolo un po' particolare, che stuzzichi magari il palato di qualcuno e che possa scontentarne tanti altri, perché per l'appunto è un prodotto particolare. Ma molte più volte questa espressione viene usata per indicare la difficoltà. E parliamo di Elden Ring. Che fosse già proibitivo il gioco base per alcuni e avesse fatto smuovere le più chiassose lamentele lo sappiamo tutti. Troppo difficile, vorrei un easy mode e via dicendo. E attenzione, perché non sempre sono lamentele fini a se stesse. Molti infatti vorrebbero poter giocare a un gioco difficile ma non ne hanno il tempo o le abilità per un motivo o per un altro. Ma ciò dovrebbe far ragionare anche su quanto questo sia una lusinga nei confronti del gioco stesso. Vorrei tanto giocarci ma non ci riesco per un motivo o per un altro. E non per forza perché magari sono incapace, ma per... non ce la faccio. Ma vorrei giocarci perché è bello. Rassegniamoci comunque anche sul discorso easy mode. Miyazaki ha dichiarato infatti, come se fosse la prima volta, anzi diciamo che ogni suo nuovo gioco glielo chiedono e poi lui risponde sempre nella stessa maniera, che Elden Ring e Shadow of the Erdtree nella fattispecie sono stati pensati per avere il livello di difficoltà che hanno, e inserire un selettore di difficoltà snaturerebbe, secondo Miyazaki, l'esperienza con il gioco stesso. Ora, dinanzi a queste dichiarazioni noi dovremmo solo accettare la volontà e l'autorialità dell'opera e del suo creatore, poiché semmai a perderci sarebbe il gioco stesso in termini di vendite, perché venderebbe di meno a quelle persone che non sono in grado, non pensano di essere in grado, non vogliono impegnarsi, trovano troppo difficile il gioco per mille mila motivi che sono da ricondursi alla sfera delle preferenze personali e sulle quali non staremo qui a ragionare, poiché sarebbe un discorso assai poco costruttivo. D'altronde, ad essere onesti, Shadow of the Erdtree vi dà la possibilità di attivare una sorta di easy mode, sia livellando, anche se il livellamento nel DLC non influisce poi così tanto come nel gioco base, sia con armi più sgravate, anche tra quelle nuove che si possono trovare solo nel DLC, sia con i frammenti dell'albero ombre e delle ceneri di spirito, delle quali parleremo tra poco. Inoltre, facciamo per un attimo finta che Miyazaki se ne sbatta le palle dell'autorialità e decida di attivare la easy mode in Elden Ring e in Shadow of the Erdtree. Voi pensate forse che le lamentele smetterebbero di esistere? E no, perché in questo caso ci sarebbe l'altra schiera foltissima di videogiocatori che, se non giochi come dico io, allora non sai giocare, allora sei scarso, allora non sei un vero Power Ranger. Così ci dicevamo io e mia sorella da piccoli quando volevamo darci dei cagasotto. Inoltre, da una easy mode attivata in un gioco effettivamente impegnativo ci siamo passati più volte, non ultimo con Sifu, i cui autori, dopo aver reso disponibile la modalità facile nel gioco, sono stati accusati dal fronte estremista della difficoltà ad ogni costo di essere delle pussies, ovvero di aver inseguito il vil denaro, inficiando l'esperienza genuina e originale del titolo per come era stato pensato originariamente. E chi ha ragione in tutto questo? Nessuno. Nessuno in senso assoluto. Da un lato, chi si lamenta della difficoltà eccessiva dovrebbe farsi un esame di coscienza e verificare, prima di parlare di troppo difficile, di non essere davvero troppo scarso e migliorarsi, oppure pazientare e accettare di morire mille volte, tanto che problema c'è? Lo dicevo io anche in questo video 2 anni fa. Dall'altro lato, gli odiosi get good casual ad ogni costo, che devono dare dei senza mani a chiunque, anche a chi gioca così così, perché se non la fai a livello 1 senza ceneri, senza armi, tutto nudo con dei malus attivati, con il tappetino di Dance Dance Revolution mentre nel frattempo ti fai una sega a due mani e canti Oh Happy Days, non vali assolutamente niente. Via di mezzo, signori. Ma adesso veniamo al nocciolo della questione. Chi può dire con cognizione di causa che Shadow of the Erdtree sia effettivamente sbilanciato, che il bilanciamento sia fatto col culo perché i boss ti one-shottano, ti bisciottano e ti fanno un anno tanto senza darti neanche il tempo di respirare? Anche se hai un livello di oltre 500 e tanti frammenti dell'ombra attivati. Chi può dire che il gioco è sbilanciato? Tutti, in teoria.
Ma, per quanto non esista un principio di autorità e ci mancherebbe altro, se dobbiamo però parlare di sbilanciamento, ovvero tra le altre cose di curva della difficoltà che si impenna senza un senso apparente, d'improvviso per il solo gusto d'essere punitivo contro i giocatori più skillati, macinando letteralmente quelli meno abili, chi ne può parlare a pieno titolo? Chi, prima di tutto, si è fatto un esame di coscienza, ammettendo che forse al di là di damage output esagerato e moveset che non lascia spazio neanche al respiro, forse può reputarsi con esperienze e abilità tali da potersi dire esperto della difficoltà dei Souls-like e di From Software e quindi notare un bilanciamento compromesso. E sì, di bilanciamento fatto male in realtà ne può parlare chiunque. Anzi, ragazzi, vedete, tutti e tutti abbiamo tutto il diritto di parlare di bilanciamento. Però se uno troppo scarso, ma veramente scarso, ragazzi, intendo quelli davvero scarsi, i casi umani che non sanno premere i tasti, mi viene a parlare di bilanciamento quando in realtà è scarso lui, è un po' come Malgioglio che mi parla di figa. E abbiamo fatto pure la battuta un po' omofoba da boomer. Ma ci sta, penso. E serviva per rafforzare il discorso, YouTube non mi bannate. E intendiamoci, è che il mio discorso non sia frainteso, attenzione, chiunque, come già detto, può parlare di bilanciamento avendo anche solo un minimo di esperienza. Perché se un gioco è sbilanciato, tutto sommato, te ne accorgi. Ma non vorrei che chi stia parlando oggi di bilanciamento o sbilanciamento nel caso di Shadow of the Erdtree si stia facendo prendere un po' troppo dalla rabbia per le ripetute sconfitte, che quindi stia annebbiando il suo giudizio. E mi ci metto io in mezzo, in primis, perché ho vissuto un po' questa situazione. In live ieri sera ho sconfitto un boss con vari aiuti. Ero scarsissimo ieri, deconcentrato, per un motivo o per un altro. E sì, ho notato che nonostante il mio livello alto, il boss in questione mi uccideva con un solo colpo, ma ho perseverato nella mia idea che fossi io scadente ieri sera, con buona pace del maggior impegno che dovrò riporre per le prossime volte e trovando la spiegazione della mia scarsezza, oltre al fatto di essere deconcentrato, come ho già detto prima, anche nel fatto che sono sempre stato abituato a usare un solo set di armi, armature, scudi e una build che non respeccavo da un anno e mezzo e che quindi non ho mai sperimentato correttamente altre build e altri set di armi, dando per scontato che ogni minaccia nemica potesse essere affrontata allo stesso modo, quando invece non è così. Quindi io in primis ho detto ieri in live, dopo tutta quella frustrazione derivante da non riuscire a battere quel boss, vi fidereste del mio giudizio oggi, dopo la mia prestazione certamente non maiuscola e la rabbia che potrebbe annebbiare il mio giudizio, oppure no? Perché la mia risposta a me stesso sarebbe no. Era una serata no, sì, avevo i riflessi di una merda, va bene, può capitare. Dobbiamo riconoscere, ragazzi, che comunque era un combattimento veramente difficile. Quando è che uno può dire effettivamente il gioco non è ben bilanciato, è sbilanciato? Vi fidereste? Questa secondo me è una grande prova di onestà intellettuale, se me la concedete. Dopo avermi visto giocare stasera, vi fidereste se io, avendo giocato come ho giocato stasera, vi parlassi di sbilanciamento? Alcuni sì, altri no, direbbero sì, però Raiden, magari sei stato un po' tu scarso, giusto? Quanti di voi effettivamente stanno parlando di bilanciamento o sbilanciamento perché sono incazzati perché non riescono a battere i boss, ma in realtà il modo per batterli ci sarebbe, ci sono anche delle relative facilitazioni, e quanti in realtà ne stanno parlando con cognizione di causa in maniera quanto più oggettiva possibile? Perché questa è una cosa molto importante. E ora, al di là di queste mie parole che saranno viste da tanti di voi come raccomandazioni da paparino e moralizzazioni inopportune, e non era assolutamente questo l'intento. Cioè, io non ho voluto dirvi non siete nessuno per giudicare la difficoltà di Shadow of the Erdtree se siete scarsi. Non è questo assolutamente il mio intento, non era questo assolutamente il mio fine, tant'è vero che mi sono chiamato in causa in prima persona dopo la live disastrosa di ieri. Ma adesso cerchiamo di parlare seriamente di bilanciamento, visto che se ne sta parlando tantissimo, ancor più della difficoltà in generale, del gioco che è, a detta di molti, sbilanciato. Cerchiamo di ragionarci su, con una premessa, quella che ho fatto prima sul comunque evitiamo di farlo se siamo troppo scarsi, che era sacrosanta per introdurre questo discorso. Shadow of the Erdtree è effettivamente sbilanciato? Nì. Ovvero, secondo me From Software ha teso a rendere quasi impossibile la vita soprattutto a chi fosse già in NG2 successive e a chi avesse già rotto il gioco base. Ha ridotto di molto l'efficacia dei livelli guadagnati nel gioco base, inficiando così un po' la componente prettamente ruolistica del DLC, puntando quindi non sul livello, ma sulla conoscenza ed esperienza del giocatore. D'altro canto, è una cosa anche
abbastanza logica, perché se ti sei comprato il DLC, se ti stai giocando il DLC, probabilmente hai apprezzato e hai già distrutto il gioco base. O almeno in linea di massima dovrebbe essere così. In Shadow of the Earth 3, From Software ha puntato a far costruire il personaggio in base alla sfida. Che è quello che ho detto prima, ovvero io ero abituato ad usare la stessa build, le stesse armi, gli stessi talismani e tutto uguale nel gioco base per qualsiasi boss. Qui nel DLC invece, il DLC ti spinge ad usare setting diversi a seconda della minaccia nemica. Poi può funzionare sempre lo stesso build, lo stesso set di base, però se ne provi tanti hai più chance di trovare quello ideale. E From Software ha spostato il focus di tutto dal livello agli strumenti. Attacchi, ceneri di guerra, talismani, più di ogni cosa, ponendoci dinanzi al dilemma di dover provvedere a procurarci questo o quello strumento, un talismano, un'arma, una cenere, prima ancora che potenziarci di livello, che è qualcosa che non ha più nel DLC Shadow of the Earth 3 tutta questa utilità. Ma attenzione, questo è il mio pensiero e ciò che penso davvero, e morirei ad esprimere qualcosa soltanto per aderire alla retorica populistica dello "è sbilanciato, quindi vaffanculo From Software". D'altro canto, non dobbiamo accettare tutto quello che fa From Software, tuttavia ritengo di dire quello che è giusto secondo me, anche a costo che ciò mi faccia sembrare un fanboy, e non me ne frega niente, perché è quello che devo dire. Io morirei se non potessi dire quello che penso. E ritengo che, per quanto possa risultare sbilanciato, semmai è da considerare che non si tratti di un errore o di qualcosa di mal calcolato, ma di un'azione precisa del team di sviluppo. Facciamolo difficile perché è questo ciò che vogliamo dare ai giocatori più navigati. E semmai noi, da videogiocatori, possiamo lamentarci della scelta del team, poiché rimango comunque del parere io stesso che forse un po' di danno in meno i boss potrebbero anche farlo, che forse i nostri attacchi potrebbero essere più efficaci a prescindere dalle nostre armi, che forse non era necessario sminuire così tanto tutto ciò che ci eravamo già sudati e guadagnati nel gioco base, che in questo modo viene calpestato e reso vano. Io insisterei di più sul moveset di alcuni boss, che a volte risultano confusionari e pieni di effetti particellari che rendono caotico tutto quanto sia su schermo in quel momento, causando persino motion sickness in alcuni casi e soprattutto vistosi cali di frame rate. Insisterei sul criticare l'esagerazione di From di rendere certi boss pieni di combo consecutive tanto da non darci respiro. Possiamo discuterne, insomma, ma siamo sempre lì. Se si è trattato di una scelta precisa, quella di rendere quasi impossibile la vita ai videogiocatori che abbiano già adorato Elden Ring e che, in molti, volevano persino un livello di difficoltà maggiore, ci sarebbe poco da discutere, in verità. Sempre tenendo a mente che anche parlare di difficoltà è sempre qualcosa di assai relativo, perché anche la difficoltà, per quanto ci sia una base di difficoltà effettivamente e oggettivamente misurabile in Elden Ring e Shadow of the Earth 3, la difficoltà rimane comunque un fattore relativo e dipendente da ognuno di noi. Dipende da come ti approcci al gioco, da che tipo di giocatore sei, se hai più o meno pazienza, se hai fatto la build ideale, alcune delle quali sono state persino consigliate anche dalla stessa From in modo ufficiale, e tanto altro ancora. Dipende soprattutto quando abbiamo il pubblico spaccato a metà, c'è chi dice che è troppo sbilanciato, che è ingiocabile, e chi invece addirittura lo trova persino facile. E no, signori, From Software non ha ammesso affatto i problemi di bilanciamento. Molti di voi hanno infatti pensato che From abbia ascoltato i videogiocatori, rendendo quindi l'esperienza complessiva più facile, dopo le tante lamentele. No, per due motivi. Uno, le lamentele in relativo review bombing, a quanto pare per tantissimi utenti, soprattutto cinesi, sarebbe stato motivato dall'anti-cheating, attivato anche quando non era necessario sui loro account del gioco. Quindi non tutte le recensioni negative di Shadow of the Earth 3, a quanto pare, sarebbero relative all'eccessiva difficoltà del gioco, come tante riviste online hanno riportato. 2. L'aggiunta alla patch 1.12, recentissima, potenzia semplicemente le benedizioni, che altro non sono che delle facilitazioni di una certa percentuale di difesa e attacco del nostro personaggio in modo indipendente dal nostro livello, e peraltro sono state potenziate solo nella prima metà della quantità massima di benedizioni, con una seconda metà più graduale e un leggero aumento del livello finale della benedizione. Nulla di che, insomma, solo un piccolo aumento dell'efficacia delle benedizioni, che, ascoltato un cretino, non porterà praticamente alcuna novità, se non appunto una leggerissima facilitazione complessiva. Inoltre, altra osservazione che pensavo fosse superflua, ma in realtà a quanto pare non lo è: tutti i giochi vengono ribilanciati dopo l'uscita, o quasi tutti, o comunque da quando esistono le patch. Si ascoltano i feedback dei giocatori, ci si rende conto dei punti critici del prodotto, si osserva la situazione, si correggono eventuali limiti e se ne smussano altri, potenziando o depotenziando questo o quel nemico, questa o quell'arma e via dicendo. Così
è stato anche per Elden Ring base e per praticamente tutti i giochi da quando esistono gli aggiornamenti tramite patch o quasi. Inoltre, magari un bilanciamento più preciso ci sarà anche in futuro per questo DLC, ma ricordatevi che si devono sempre tenere in considerazione mille parametri per un gioco del genere. Tantissime armi, tantissimi moveset diversi, tantissime build anche miste, tante weapon art, tantissime magie, le ceneri e tanto troppo altro per fare un lavoro davvero certosino di ribilanciamento imparagonabile a quello che si è fatto, per esempio, rimanendo sempre in casa From, con un Sekiro, che è un action con decisamente meno parametri da tenere in considerazione. Potremmo parlare di altri problemi del gioco, di Shadow of the Erdtree, come ho accennato in effetti in pre-recensione e come parlerò anche in sede di recensione completa e definitiva. Possiamo dire di alcune aree del DLC un po' vuote, messe lì come riempitivo, i soliti e forse persino peggiorati problemi con la telecamera, specie contro i boss a campo largo che la fanno girare neanche fosse una trottola, e poi le solite compenetrazioni dai muri, moveset e asset riciclati, e questo lo sapevamo, e alcuni nemici ripetuti esattamente come nel gioco base. Quindi, signori di Shadow of the Erdtree, si sta cominciando a discutere adesso molto più di quando sono uscite le recensioni ed era prevedibile, ma se dobbiamo discuterne dobbiamo farlo con onestà intellettuale e in modo onesto. Anzitutto valutando noi stessi come videogiocatori e cercando di smussare la nostra eventuale scarsezza, pensando che magari è proprio quest'ultima a inficiare il nostro giudizio finale su quello che potrebbe essere il bilanciamento del gioco che, torno a dire, secondo me un po' sbilanciato lo è, ma lo vedremo meglio in seguito. E dall'altro lato, senza l'inopportuno timore riverenziale nei confronti di From Software, come se ogni cosa che faccia debba essere per forza orocolato e sceso giù dal cielo, benedetto da Marica. Perché non è così. Signori, questa era Insider, rubrica di critica videoludica et dintorni. Stavolta era un po' più dintorni, forse, ma in effetti questi discorsi fanno parte anche della critica videoludica. A voi e alla prossima. Grazie.